Cari amici, bentrovati, grazie di essere con noi alla rubrica religiosa Il respiro dell'anima. In questa settimana abbiamo vissuto nella località di Campo di Giovi, all'Oasi Francescana, l'incontro estivo delle famiglie, famiglie che si incontrano, che pregano, che riflettono, che si scambiano le tante esperienze. Che bello vedere le famiglie in cammino, la famiglia che è un bene prezioso di tutta l'umanità. Su che cosa si è riflettuto in questi giorni? Sulla misericordia. Siamo nell'anno giubilare della misericordia, allora come si esercita la carità, la misericordia in famiglia? Abbiamo avuto la gioia di avere tra noi il direttore della pastorale familiare della Conferenza Episcopale Italiana, Don Gentili, e allora ascolteremo anche qualche suo passaggio nell'intervista, così come le interviste di tante persone che vi hanno preso parte. Come sempre la nostra rubrica termina con la buona novella, vi invito a seguirci e vi auguro una buona visione. L'Oasi Francescana a Campo di Giove ha accolto il sesto incontro estivo delle famiglie. Siamo qui ad incontrare tante coppie, tante famiglie che si danno appuntamento per riflettere su un tema: educare alla carità attraverso le opere della misericordia. È l'anno giubilare della misericordia. Momenti di incontri, momenti di preghiera, dove è stata presentata l'esortazione post-sinodale Amoris Laetitia, la gioia dell'amore, e dove ci sono state delle profonde riflessioni su temi che riguardano la famiglia. Un incontro che permette a tutti di approfondire temi importanti che fanno parte della vita quotidiana. Ecco, sono le coppie che stanno partecipando all'incontro estivo delle famiglie. C'è Piero qui. Piero, come sta andando questo incontro? Che cosa ne stai ricavando? Questi incontri sono sempre molto interessanti, quindi da questi incontri si può attingere quelle che sono le parole giuste da trasferire poi magari nei cammini dei fidanzati alle coppie che si stanno per sposare. Soprattutto è importante ascoltare, diciamo, queste nozioni per fare poi quei paralleli tra la vita vissuta e l'esperienza di Gesù Cristo che ci viene comunicata tramite la parola, tramite il Vangelo. Quindi è importante, ecco, appunto, poter partecipare, attingere proprio come una sorgente di vita nuova da riportare poi a questi giovani. Ecco, magari sempre chiedendo l'aiuto di Gesù Cristo, perché comunque dobbiamo sempre stare in preghiera per non cadere magari nell'errore di essere un po' presuntuosi nel parlare di Dio. Che cos'è la misericordia nella vita di coppia? Come si vive questa misericordia? Secondo me, nel fatto di scoprirci peccatori e quindi di avere, cioè, se uno capisce come è fatto, che è debole, quindi riesce anche a perdonare l'altro, e quindi nella coppia secondo me si sperimenta proprio questo, essere coscienti di quello che siamo, e quindi capire anche che l'altro, cioè, non può essere più di te, che siamo peccatori, e quindi amarci così come siamo. Cioè, in poche parole, ci sono tanti difetti, ma bisogna saper guardare i difetti e andare oltre. Sì, e bisogna, sì, proprio questo, perdonarci e amarsi così come siamo, accettarci così, perché è vero che abbiamo scelto l'altro per delle cose, perché magari ci piaceva qualcosa nell'altra persona, però poi conoscendoci magari si conosce più a fondo e si conosce veramente come siamo, che siamo deboli entrambi, e quindi ci si accetta così come si è, però sempre questo amore ci viene da Dio, perché assolutamente non potremmo farlo noi. Se noi sperimentiamo che Dio ci ama così come siamo, peccatori, poi possiamo dare l'amore anche all'altro. Se non sperimentiamo questo, non lo possiamo fare.
Ecco, siamo all'incontro estivo delle famiglie, c'è Cettina della pastorale familiare diocesana, la responsabile insieme a suo marito Pietro. Questo incontro come sta avvenendo fuori? E l'impegno per portarla avanti e poi anche la gioia. L'incontro qua a Campo di Giove è sempre un incontro di gioia, la fatica no, non c'è, la fatica è solo quella di insomma organizzare queste giornate, ma poi è sempre bello trovarsi qui con tutte queste coppie della diocesi. Quest'anno ne siamo tanti, alcune coppie giovani con i bambini che fanno festa in questo bello spazio, e quindi abbiamo la possibilità di stare insieme, di vivere, di conoscerci meglio. Quest'anno ci siamo messi anche il cartellino col nome, in modo che ognuno sia in grado di chiamare l'altro, e viviamo quindi questo momento di gioia e di festa insieme, e poi abbiamo la possibilità di riflettere e di approfondire contenuti sempre, sempre nuovi. Quest'anno abbiamo con noi Don Paolo Gentili dall'Ufficio Nazionale di Pastorale Familiare, e quindi con lui abbiamo ricevuto tanti stimoli che poi saranno occasione per noi della consulta, per continuare nella programmazione delle attività, e per tutti stimoli per essere poi attori proficui nelle realtà parrocchiali. Braccia che ti accolgono. Don Paolo Gentili, direttore dell'Ufficio per la Pastorale Familiare della Conferenza Episcopale Italiana, un sacerdote che gira tutta l'Italia. Qual è oggi il termometro della famiglia? Che temperatura c'è nella famiglia e nelle tante famiglie? Ma è un tempo particolare, direi, perché da una parte si avverte un po' una fatica, no? Di costruire i legami, di stare insieme nel per sempre, di aprirsi alla vita, no? Un uomo e una donna che in modo stabile costruiscono un rapporto, un progetto di vita insieme, ma soprattutto anche di educazione dei propri figli, no? Per la Chiesa e per la società. Tra l'altro in un paese che ha quasi l'assenza di politiche familiari, per cui sembra quasi che fare il figlio sia soltanto un bene privato, no? Un proprio ideale, mentre invece è un servizio profondo al bene comune, no? Ecco, però in tutto questo mi sembra che sia un tempo bello per la Chiesa, per la famiglia, non solo perché abbiamo avuto due sinodi e quindi anche questionari che sono passati in tutte le parrocchie, in tutte le diocesi, in tutte le associazioni, ma anche un momento in cui il Papa ci ha donato l'Amoris Laetitia, questo documento che è frutto di questo cammino sinodale, e quindi ci ridà l'incoraggiamento per ripartire, ci ridice quella sorgente dell'amore che può costruire ogni giorno, quotidianamente, la famiglia come fabbrica di speranza. Lei accennava alla esortazione post-sinodale, Amoris Laetitia, certamente un documento ampio che il Papa ci ha invitato a leggere un poco alla volta, diciamo, a pezzetti, ma nella profondità. Il documento presenta la fragilità proprio dell'essere umano, dell'essere famiglia, però poi questa grande apertura, la gioia dell'amore. Ecco, come è stato accolto questo documento e la sintesi? Cosa vuole dirci Papa Francesco a noi uomini di questo tempo, con queste fragilità, ma con la grazia di Dio che sempre illumina, pervade, guida e regge? Ma mi sembra che innanzitutto il documento non è tanto del Papa, anche se poi è lui che porta la firma, no, finale del documento, ma è come se il Papa avesse raccolto un cammino di Chiesa di questo biennio e anche di questi decenni dopo la famiglia del consorzio e soprattutto dopo il cammino conciliare. Quindi un volto nuovo di Chiesa, una Chiesa che è un abbraccio e che va anche verso le periferie, che va verso anche coloro che non ce la fanno a reggere quel legame o che magari stanno convivendo da più tempo e non hanno ricevuto quell'annuncio di salvezza che è la grazia liberante del matrimonio, no? Per cui ci chiama un po' a essere veramente una Chiesa in uscita, una Chiesa che è consapevole delle proprie fragilità e per questo può amare e curare le fragilità di chi sta di fronte. Una Chiesa che non crede nella famiglia perfetta, ma crede nel quotidiano permesso, grazie e scusa da dover dire ogni giorno. Insomma, una Chiesa che è esperta di misericordia, perché
se non c'è la misericordia non può reggere nemmeno un cammino di fedeltà dentro un rapporto coniugale tra marito e moglie, ma nemmeno con i propri figli, no? È bello un momento in cui il Papa Amoris Laetitia dice che i figli hanno bisogno di trovare un padre che a casa li aspetta dopo i loro fallimenti, e questa è la famiglia, è quel luogo sicuro che ti ama anche quando hai sbagliato. Un figlio si ama anche quando ha sbagliato. Ecco, credo che la Chiesa è proprio questa madre che ha bisogno di che è chiamata da Gesù ad annunciare questa misericordia continua. Siamo con Don Domenico Villani, il responsabile dell'ufficio diocesano della pastorale familiare. Don Domenico, il documento di Papa Francesco, l'esortazione apostolica, parla proprio di una chiesa aperta e della gioia dell'amore. Come nella pastorale oggi va vissuta questa nuova realtà della famiglia? Qual è la proposta pastorale per la nostra chiesa, per le nostre parrocchie? Certamente la cosa più importante, lo diceva anche Don Paolo oggi, entrare in relazione con le persone, con le coppie, con le famiglie, quindi stare accanto prima ancora di proporre grandi cose, la prossimità, il farsi prossimo, farsi vicino alle persone, che inizia a generare questo campo d'amore nel quale poter innestare la figura e il messaggio evangelico di Gesù. E stiamo vedendo queste amiche che parlano proprio di famiglia. Ecco, le prime impressioni su queste relazioni che abbiamo ascoltato. La relazione è stata una relazione che ha toccato il cuore, ha toccato veramente in profondità, perché penso tutti ci siamo ritrovati un po' come genitori, come figli. E Don Paolo è stato grandioso, almeno per quanto riguarda la vita familiare. A me personalmente è piaciuto molto vedere che le famiglie perfette non esistono, ma che esistono famiglie che cadono e si rialzano continuamente. Quindi questa gioia grande io la vorrei testimoniare, cioè di fronte alle problematiche che capitano e capitano in tutte le famiglie, anche nelle famiglie migliori, le famiglie peggiori, in tutte le famiglie, però la grandezza con l'aiuto di Dio e guardando sempre in alto. Mi rimase impressa un'immagine, cioè come i bambini che danno la mano ai genitori, camminano immersi nel mondo, però poi danno sempre la mano ai genitori, quindi a Dio, alzare sempre lo sguardo al cielo. Quindi una preghierina, una giaculatoria, pregare insieme in famiglia e quando si cade imparare a rialzarsi sempre, soprattutto a questi giovani, ai ragazzi lo dobbiamo dire, perché siamo un mondo immerso nel pessimismo e dobbiamo dire che invece c'è tanto di bello, e Don Paolo e anche il nostro Vescovo ce l'hanno ricordato abbondantemente oggi. Bella giornata. Tonia, tra pochi giorni uno dei tuoi figli celebra il sacramento del matrimonio. Sì. Che dici a un figlio che si apre al matrimonio e a far nascere una nuova famiglia? Beh, noi, io e Alfredo, parliamo spesso con i nostri figli. Da dire personalmente, io non ho avuto un gran dialogo con i miei figli, io ero la presenza fissa in famiglia, però adesso, sarà forse anche l'età, ci stiamo aprendo anche come famiglia all'interno della nostra famiglia. Da tenere presente che nostro figlio, così come nostra figlia, loro hanno fatto un percorso diverso, cioè loro hanno deciso prima di andare a convivere. Infatti il nostro sacerdote diceva: ma la convivenza, noi come genitori, nel momento in cui nostro figlio e così anche nostra figlia hanno deciso di andare a convivere, noi abbiamo sempre detto: è una vostra scelta, non siamo d'accordo con questa vostra scelta, però la rispettiamo. Ora, il cammino che hanno fatto questi nostri due figli, che adesso uno si sta accingendo al matrimonio, abbiamo visto che è maturata sia in lui che nella sua compagna
questa decisione. E quindi abbiamo detto, ma come mai voi di matrimonio prima non ne volevate parlare? Qual è stata la scintilla che vi ha fatto sì per questa vostra decisione? E nostro figlio, che è un ragazzo molto silenzioso, ha detto, mamma, questa è stata una scelta che abbiamo deciso in questi 2 anni di convivenza. Non è stata una cosa semplice, è stata una cosa molto meditata, quindi ci siamo decisi a fare questo passo. Noi come genitori, sia io che Alfredo, ne siamo stati molto felici. E quindi io è un messaggio che io voglio dare anche ai ragazzi, alle future coppie che decidono di fare questo passo, di essere consapevoli prima di andare all'altare, perché il sacramento del matrimonio sì è indissolubile, però deve essere un qualcosa di sentito, che viene dal proprio cuore, e sono sicura che il cammino sarà sempre più facile per loro se hanno questo tipo di convinzione. Braccio aperto incontro a chi viene. È l'anno della misericordia, misericordia continua. Papa Francesco ha detto: chi salverà il mondo? La misericordia. Come questa parola può scendere nel cuore delle persone, marito, moglie, genitori, figli, relazioni familiari? Perché è così importante ed essenziale? Come coniugarla oggi? Il Papa dice che qualche volta abbiamo in qualche modo incorniciato le nostre famiglie, no? Con un ideale quasi stretto, no? Mentre la necessità è di un cammino graduale, no? Di maturazione, anche in cui rialzarsi ogni giorno nello sguardo della misericordia. Al numero 37 dice che siamo chiamati a formare le coscienze, non a pretendere di sostituirle nell'Amoris Laetitia. Vuol dire che educare la misericordia vuol dire è un cammino quotidiano, a volte fatto più di silenzi che di tante parole, no? Di un accompagnamento che si fa da vicino, l'uno verso l'altro nella coppia, e dei genitori verso i figli, a volte dei figli che mandano un po' all'aria tutte le regole, eppure genitori che nel silenzio comunicano con quell'amore che continua. Misericordia vuol dire anche quando quel marito o quella moglie ripetono quello stesso errore determinate volte, no? Anche errori piccoli, quotidiani, si litiga per il tappo del dentifricio che non è stato messo e che si continua a sbagliare tutti i giorni. Cioè misericordia vuol dire andare oltre i nostri limiti e valere per quell'amore. È un po' nella parabola di Luca 15, del Vangelo di Luca al capitolo 15, è quella donna che alla luce della lampada ritrova quella moneta e gli restituisce tutto il valore. Ecco, la Chiesa è una mamma che restituisce il valore anche quando siamo cosparsi di fango. E allora è questo che un po' tutto il cammino sinodale ci ha spalancato, uno sguardo nuovo verso i conviventi, cercando di comprendere come affascinarli al matrimonio. Uno sguardo nuovo verso coloro che sono sposati civilmente, perché possano incontrare la grazia liberante del sacramento delle nozze. Uno sguardo nuovo verso chi ha spezzato i vincoli, perché possa incontrare una possibilità di sentirsi comunque figli di Dio Padre e della Chiesa Madre. Ma soprattutto uno sguardo nuovo per le famiglie che quotidianamente fanno la fatica di tenere unita quella dimensione familiare, di tenere uniti quei legami, e che hanno bisogno di un abbraccio di Chiesa. C'è ancora troppa solitudine, è solo un abbraccio di misericordia quello che potrà nel futuro sostenere la famiglia. Sì, c'è bisogno di uno sguardo che viene da una luce che dall'alto illumina e permette agli occhi di vedere. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, l'incontro di Gesù con la Samaritana al pozzo di Sichem. Cosa ha da dire questo Vangelo oggi? Gesù dice: se tu conoscessi il dono di Dio, quanto è importante la grazia nella dimensione dell'uomo, perché l'uomo senza grazia aumenta le fragilità e non trova quell'umanesimo vero e radicale in Gesù Cristo. Noi, diciamo, nell'ambito della pastorale della famiglia abbiamo spesso usato questo brano soprattutto per coloro che hanno i legami spezzati, per i divorziati che hanno
costituito la nuova unione, ed è anche bello così. Ma forse possiamo avere davvero uno sguardo nuovo, nel senso di comprendere che chi fallisce nel matrimonio è come uno specchio della nostra incapacità di amare, che è di tutti noi, di noi sacerdoti, di noi pastori, di noi coppie di sposi, anche quelli che reggono dopo tanti anni, perché la fragilità fa parte della nostra esperienza di umanità. E di solito chi crede di essere arrivato nei Vangeli no, scopre di essere poi l'ultimo, no? Diventa il primo che si scopre ultimo, perché siamo continuamente chiamati alla conversione. Allora direi che la Samaritana ci dice che tutti noi abbiamo questo appuntamento d'amore da poter vivere. Lei va a quel pozzo nell'ora più calda del giorno, è mezzogiorno, ma in realtà anche l'ora in cui Gesù si dona sulla croce e incontra quell'amore incondizionato, quell'amore che la conosce fino in fondo, ma che la ama pur nei suoi limiti. Per questo ritrova una capacità di relazione con gli altri, tant'è che va a annunciare questo amore che ha incontrato e impregna di misericordia tutto quel territorio. È come se davvero suonassero le campane a festa, veramente, nel senso che davvero inizia un'era nuova, è l'era della festa, dell'amore, del sentirsi amati. Credo che tutti noi possiamo essere questa Samaritana che ha incontrato Gesù, le coppie, anche coloro che in qualche modo hanno vissuto dei legami che sono saltati, ma che possono ritrovare in Gesù un nuovo legame, magari, no? E scoprire che nella Chiesa c'è sempre un posto per chiunque. Siamo tutti quei vasi di Creta che portiamo il tesoro dell'amore incondizionato di Dio. Grazie a Don Paolo Gentili, come abbiamo detto, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale Familiare della Conferenza Episcopale Italiana, che è stato qui con noi a Campo di Giove al sesto incontro estivo delle famiglie sul tema La famiglia educa alla carità con le opere di misericordia. Don Paolo, facciamo i tanti auguri per il suo ministero e per il suo servizio alla Chiesa, alla famiglia e al mondo intero. Buon lavoro, Don Paolo, e buona missione in questo campo che Dio chiaramente farà fiorire con la sua luce, con la sua grazia e con la sua misericordia. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore. Prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Gesù deciso si incammina verso Gerusalemme. Il cammino di Gesù verso quella città non è un semplicemente l'andare verso un luogo geografico, ma è andare lì dove porterà a termine la sua missione, la salvezza dell'umanità attraverso la sua passione, morte e risurrezione. Durante il cammino Gesù non perde l'occasione per educare i suoi discepoli su cosa significa seguirlo ed essere poi portatori della buona notizia della sua morte e risurrezione.
l'Evangelista Luca ci presenta tre personaggi per mostrare chiaramente come si deve andare dietro a Gesù. Il primo di essi è un generoso che dice a Gesù: ti seguirò dovunque tu vada. Di fronte a tale slancio, Gesù risponde: le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Gesù fa capire che per seguire lui bisogna mettersi in cammino, senza sicurezze e senza preoccupazioni delle cose materiali. In poche parole, essere disposti a vivere nella provvisorietà. Il secondo personaggio dice sì, ma aggiunge: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Sembra una richiesta legittima, ma Gesù sottolinea che viene prima l'annuncio del regno di Dio e poi gli affetti. Infine il terzo dice: ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Gesù risponde: nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Gesù chiede a chi lo segue non di rimanere legato a cose, ad affetti, a persone. Per essere suoi seguaci non ci devono essere ripensamenti, tentennamenti, rimpianti o incertezze, ma bisogna essere decisi. Cosa vuol dire a noi Gesù? Che tutto va messo da parte per avere Lui, se riteniamo che Lui e Lui solo ha parole di vita eterna. San Paolo nella lettera ai Filippesi ci racconta cos'è successo alla sua vita per seguire Gesù. Dice San Paolo: ho lasciato tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo. A tutti voi auguro una serena e buona settimana nella pace e nella gioia del Signore.